Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è lunedì e sto appunto per uscire. Sono già uscita, sono già rientrata, adesso devo riuscire un'altra volta. Ho avuto la brillante idea di mettermi lo smalto laccato bianco, cioè non è laccato, è boh, uno smalto schifosissimo di Kiko. E è stata una pessima idea perché mi si sta, cioè sta, si sta espandendo ovunque tranne che sull'unghia ed è stata una pessima idea. Vi faccio vedere l'outfit di oggi perché secondo me è molto carino e molto particolare per quanto riguarda l'abbinamento in sé. Indosso un capo nuovo che ho omesso di farvi vedere semplicemente perché l'ho comprato ieri pomeriggio e non ve l'ho fatto vedere nel video, l'ho subito indossato perché mi serviva, quindi ve lo faccio vedere subito, poi vi farò vedere le altre due cosine che ho preso. Comunque ho deciso di indossare, come già vedete, il vestitino, quello che ho comprato di Benetton, quello delle rimanenze, e l'ho proprio abbinato. Sto aspettando di vedere se è un po' asciugato. No, vabbè, cioè è devastante. Non ve lo faccio neanche vedere da vicino perché vi spaventate. Da lontano non si vedono tutti questi, non si vedono tutte queste imperfezioni, però se mi avvicino si vedono. Quello, il vestitino praticamente di Benetton che ho comprato con le rimanenze, l'ho abbinato proprio nella maniera in cui lo volevo abbinare, quindi alla fine mi è piaciuto il risultato e l'ho tenuto. E è un abbinamento molto particolare, ve ne ho già parlato ieri. Ve lo faccio vedere subito proprio, siccome sono colori anche molto chiari. Allora, il vestitino è di questo grigio glitterato, non so se notate, c'è tutti i micro glitterini un po' luminescenti che sono proprio impercettibili, sono proprio leggeri leggeri. L'ho abbinato praticamente a questa collana, mega collana che pesa tipo 6 kg, solo questa, che è quella che avevo preso a Curno, questa l'ho presa dai cinesi di Curno e mi piace tantissimo perché è lunga e con questi vestiti tra virgolette semplici, lineari, si può veramente usare. Sembra un po' una camicia da notte pure questo. È un po' anni 80, un po' Charleston, non lo so. L'anni 80 la manicuccia così che si chiude un po' svasata. Al collo all'anni 90 e ha la gonnellina sotto un po' Charleston, un po' corta per essere Charleston. Il pezzo forte di questo outfit sicuramente sono le scarpe, mi avvicino piano piano. Mi sembra di essere la bambola, una bambola, sapete quelle bambole, non lo so, sono dalle scarpe, cioè guardate, non so se vedete, comunque adesso mi avvicino piano piano. Ho deciso di mettere finalmente questi stivaletti, sembrava veramente che aspettassero questo vestito per essere sfoggiati, con le calze bianche che ho trovato, io odio i calzini bianchi, però questi sono calzini decorativi, quindi è come avere un paio di collant bianchi. E adesso scendo e vi faccio vedere. Cioè guardate che meraviglia. Ok. Mi sembra di essere un po' Gwen Stefani, un incrocio tra Gwen Stefani nel video All the Back Girl, forse All the Back Girl, e per quanto riguarda poi il resto, tipo una bambolettina di porcellana, vabbè, con le bambolette, guardate che belle che sono queste scarpe. Praticamente ho deciso di metterle, aspettate, devo appoggiare il telefono da qualche parte, spero che non mi si veda nulla, mi dispiace. Vabbè, faccio vedere così. Ok, sì, non si è visto niente. Avete capito comunque. Aspettate. No, perché non voglio che mi si vedano le mutande. E adesso ho l'ossessione. Vabbè, comunque sono calze bianche con questi qua. È un abbinamento molto particolare, devo dirvi la verità. Ne sono consapevole. Allora lo rimetto. Cioè, cercavo un posto dove poter appoggiare il telefono senza fare danni. Ok, provo ad appoggiarlo qua. Ok, ecco qua. Sono fatte praticamente così e sotto c'ho il calzino bianco che smuca, fatto ovviamente apposta ed è un calzino a costino, non so se si nota nel video. Mi piacciono tantissimo. Quindi con il vestitino così, secondo me, boh, mi piaceva. L'effetto finale, che faticaccia. Mi piaceva l'effetto finale, poi nelle foto magari per Instagram, che devo ancora fare, che non so ancora come farò, vi farò vedere meglio. La borsa ho deciso di tenere questa qui, Blue Girl e Blue Marine Lilla, per essere proprio in tema e per avere qualcosa di usato nell'outfit, perché è tutto nuovo oggi. E poi ho preso questo gilettino qua da mettere sopra, anche se c'è un ventaccio pazzesco, gli orecchini sono questi vintage. Ah sì, anche gli orecchini. Cioè sono vintage, però sono nuovi, quindi sono a clip, mi piacciono tantissimo, hanno il brillante, sono abbastanza discreti. Ho fatto un trucco argentato con l'eyeliner e la tinta labbra, quella nude che ormai mi vedete praticamente sempre. Ma in realtà ci stava, secondo me,
anche qualcosa di più particolare, però non ho voluto usare. Visto che devo andare in giro tutto il giorno, ho deciso di dire, siccome sono abbastanza stravagante, ho deciso di restare sobria. Sto promesso questo gilet che ho comprato ieri, è un gilet di ecopelle color panna, un panna che tira quasi sul grigino, l'ho pagato 3 euro, molto molto carino. Questo lo vedete già, c'ho pure le taschine, era in super offerta in un negozio dei cinesi, c'era uno stand con un po' di offertine e l'ho pagato soltanto 3 euro. Poi preparatevi psicologicamente prima che vi faccia il video, perché ho comprato dei jeans tutti sbragati. E per sbragati intendo proprio sbragati, cioè non hanno le cuciture quasi da nessuna parte. Quindi preparatevi psicologicamente per il prossimo video. Io intanto vi saluto. Video ho preso due cose, a meno che magari prenderò qualcosa oggi, chi lo sa. Ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Aspetto di leggere i vostri commenti. L'outfit ve lo faccio vedere, ve l'ho fatto già vedere. Mi piacerebbe farvelo vedere anche allo specchio, ma temo che questo specchio sia scurissimo. Vediamo. Così è proprio. Ah, però. Non so se vedete qualcosa. Vabbè. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!